troppo presto per i giudizi, troppo presto forse anche per un'amichevole aperta al pubblico dopo 4 giorni di allenamento. La vernice stagionale al Palatrieste consegna la vittoria ai Cougars della Brigham University, 73-84 il finale, e le prime embrionali indicazioni sul da farsi allo staff tecnico nostrano. Dopo uno start debordante della formazione dello Utah che lascia i biancorossi per 5 minuti a quota zero, la squadra di Christian fa fatica a reagire e dimostra di essere ancora imballata dopo le prime sessioni di lavoro. È Ruzier ad indicare la retta via con un parziale di 5-0, rispondendo alle triple di Jackson Robinson, nome da tenere sul taccuino che ne metterà 26 complessivi. Poi gli squilli dei due tiratori veterani Ferrero e Filloi, designati a tenere in mano il pallone quando scotterà, cioè nei momenti decisivi della stagione, a cui si somma a ruota la poliedricità di Candussi nel suo gioco lontano e vicino a canestro. Il 29-25 di parziale nel secondo quarto è la cosa migliore della partita. La differenza di atletismo con i collegiali americani è evidente, specie considerando l'assenza di Justin Reyes, impegnato al mondiale con il Porto Rico. Nella ripresa Trieste cede definitivamente agli americani di fronte a una pioggia di triple, giocatori che militano nella Division 1 della NCAA. C'è Filloi con 7 punti in fila a resistere e tanto fiato ancora mancante nei polmoni della squadra in fase di primo rodaggio. Nell'ultimo quarto spazio anche ai ragazzi delle giovanili davanti agli oltre 1300 fedelissimi accorsi a Palazzo nonostante il caldo da bollino rosso. Ora c'è tempo per lavorare e tra i 1000 tasselli da mettere a punto c'è la posizione in campo di Brooks, chiaramente a suo agio da playmaker ma non certamente da guardia, considerando però che nel ruolo c'è Bossi come alternativa a Ruzier, Stefano peraltro tenuto precauzionalmente in panchina per un affaticamento muscolare.